pianeta più elegante del Sistema Solare. Il segreto dei suoi spettacolari anelli e della sua luna Titano, il corpo celeste simile ad una terra surgelata. E oltre Saturno, Urano, sdraiato sul proprio asse di rotazione, e Miranda, una straordinaria luna fatta di ghiacci. Al di là di Urano, Nettuno, dalla turbolenta atmosfera dove è in corso un uragano grande quanto la Terra, la grande macchia scura. E infine Plutone, l'ultimo e misterioso pianeta, mondo ghiacciato con una sua piccola luna, Caronte. In questa puntata esploreremo la parte più esterna del Sistema Solare, visitando i pianeti più lontani dal Sole. Urano, Nettuno, Plutone, il piccolissimo pianeta situato all'estrema periferia. Ma cominceremo naturalmente con Saturno. Saturno è il più elegante e originale dei nostri compagni di viaggio nel Sistema Solare ed è anche lui grandissimo. Guardate in proporzione la Terra, quanto è piccola. Questi suoi anelli, che lo circondano come il tutù di una ballerina, ne hanno fatto un pianeta davvero unico, riconoscibile a prima vista. Saturno, dopo Giove, è il più grande dei pianeti. Anche lui è gassoso, possiede moltissime lune, tra cui una di grande interesse, Titano. Ma perché ha questi bellissimi anelli? E di cosa sono fatti? Beh, la storia delle osservazioni è lunga e anche curiosa, perché per la prima volta, attraverso le lenti dei cannocchiali, si presentava agli astronomi un corpo celeste che poneva interrogativi del tutto nuovi. Vediamo. Secondo gli antichi astronomi, Saturno era il pianeta più lontano dalla Terra. Fu soltanto nel 1610, il 30 luglio, che questo pianeta venne osservato per la prima volta con un rudimentale telescopio, il cannocchiale di Galileo Galilei. Ecco come apparve al grande scienziato italiano una sfera più grande con due sfere più piccole ai lati. In altre osservazioni, ripetute alcuni anni più tardi, Galileo intravide la verità. Saturno possedeva un sistema di anelli. Questi sono i disegni ricavati dalle osservazioni del 1616. Soltanto alcuni decenni dopo, l'astronomo olandese Christian Huygens stabilì in modo definitivo che Saturno era circondato da un anello. Questi sono i suoi disegni del 1656 e 1657. L'astronomo italiano Gian Domenico Cassini poté osservare Saturno con cannocchiali dalle lenti migliori e si accorse che l'anello di Saturno è in realtà diviso in due parti, separate da una zona vuota. In questo disegno di Cassini, i risultati delle sue osservazioni. Ma fu Huygens a immaginare che le diverse forme assunte dagli anelli fossero provocate dalle successive posizioni occupate da Saturno nel suo viaggio intorno al Sole. In questo complicato disegno, Huygens rappresentò l'orbita di Saturno e come appaiono gli anelli a un osservatore terrestre. Molte domande hanno dovuto aspettare parecchio tempo per avere delle risposte convincenti ed è stato necessario attendere che qualche viaggiatore si recasse direttamente nelle vicinanze di Saturno e fotografasse gli anelli. Questo viaggiatore si chiama Voyager, il gran reporter dello spazio, che anche questa volta ha permesso di fare un balzo avanti nella conoscenza. Ecco come. Sono state le due sonde Voyager 1 e 2 a svelare per prime gli enigmi degli anelli di Saturno. Usando come punto di riferimento una stella, il Voyager cominciò l'esplorazione degli anelli. Si scoprì che si estendono per 279.000 chilometri. Gli anelli hanno uno spessore di poco superiore al chilometro e sono migliaia. Questa ripresa ha rivelato alcune ombre scure, forse polvere fatta levitare sopra gli anelli dal campo magnetico di Saturno. Le foto del Voyager hanno posto fine a secoli di ipotesi. Prima dell'esplorazione dei Voyager si credeva che gli anelli non fossero più di 6 o 7. In realtà vi sono 7 fasce principali, ognuna comprendente centinaia di anelli. Il Voyager ha dimostrato che gli anelli non sono solidi e compatti, ma al contrario sono formati da miliardi di frammenti, aggregazioni di rocce silicee, di ossidi di ferro e di ghiaccio.
Qui vediamo alcune bellissime immagini degli spazi che separano le fasce principali degli anelli. Le particelle che formano gli anelli vanno da grani di polvere a macigni grandi quanto un'automobile e vengono tenute ordinatamente in orbita da piccole lune, dette lune pastore. Conosciamo solo in parte gli anelli di Saturno. La loro origine è ancora misteriosa. Saturno ha sempre avuto i suoi splendidi anelli? O si sono formati, come credono gli astronomi, in seguito alla disgregazione di piccole lune ghiacciate? Oltre che dalle sonde Voyager, che hanno consentito di avere questa visione dettagliata degli anelli, Saturno è stato osservato e studiato da tantissimi osservatori terrestri, non soltanto attraverso l'immagine diretta del telescopio, ma anche attraverso i vari tipi di radiazioni emesse, per cercare di capirne la temperatura, la composizione dell'atmosfera, i vortici, il campo magnetico, eccetera. Ecco quindi un ritratto d'insieme di questo grande pianeta, così come risulta oggi da questa serie di osservazioni. Di tutti i pianeti, Saturno è il più bello. Per dimensioni è secondo solo a Giove e quindi, rispetto alla Terra, immenso. Infatti ha un diametro di 120.000 km. Ma come Giove, Saturno è una sfera di gas che, paradossalmente, potrebbe galleggiare nell'acqua. Le uniche strutture solide sono gli anelli e, forse, un piccolo nucleo centrale roccioso. Saturno è il pianeta più lontano visibile ad occhio nudo. Attraverso il telescopio si vedono lune e anelli. Questa immagine di un vortice atmosferico proviene da un potente telescopio terrestre e questa dal telescopio spaziale. In quest'altra immagine, sempre dal telescopio spaziale, la zona turbolenta circonda la fascia equatoriale. Il fenomeno potrebbe dipendere dalla stagione, poiché i vortici tempestosi raggiungono il massimo ogni 30 anni, il tempo impiegato da Saturno per compiere un giro intorno al Sole. La maggior parte delle informazioni ci viene dalle sonde gemelle Voyager 1 e 2. Lo spettacolo cominciò all'inizio degli anni 80. Queste sono immagini reali di Saturno, i suoi anelli, le sue lune. La composizione di Saturno è simile a quella di Giove. Un minuscolo nucleo roccioso centrale circondato da gas, idrogeno al 90%, per il resto elio. A parte gli anelli, la differenza più rilevante di Saturno rispetto a Giove è l'apparente mancanza di intemperie, che in realtà sono oscurate dalla foschia. Ma cambiando i filtri della telecamera, ecco le stesse aree burrascose e turbolente. Il compito del Voyager era di osservare l'atmosfera superiore per fornire le caratteristiche del tempo atmosferico. Ma perché, rispetto a Giove, quella foschia esterna? La risposta potrebbe trovarsi nelle temperature più basse di Saturno e nella sua minore gravità. Con il grandangolo le aree burrascose si riconoscono appena, insieme a tre lune di Saturno. In sostanza sono correnti di nubi che viaggiano, in genere verso est, intorno al pianeta, più raramente verso ovest. Una macchia bianca, appena visibile in alto a destra, è un uragano delle dimensioni dell'Europa. Un filtro in falsi colori mette in evidenza un altro uragano, la zona scura sotto la banda gialla. Questa ripresa mostra un uragano con due vortici più piccoli. Questa è una corrente a getto, simile ai fortissimi venti che sferzano ad alta quota l'atmosfera terrestre. La differenza è che su Saturno soffiano a 1500 km orari, molto più veloci che su Giove. Quindi la tranquilla foschia esterna di Saturno nasconde un'atmosfera percorsa da vortici e correnti violentissime.
Il Voyager ha infine rivelato che l'atmosfera di Saturno è gelida. La temperatura al culmine delle nubi tocca i meno 180 gradi centigradi. Immaginate se alzando gli occhi al cielo vedeste orbitare non una, ma una ventina di lune di varie dimensioni, tra grandi e piccole. Beh, sarebbe uno spettacolo incredibile. Ebbene, è proprio quello che potrebbe vedere qualcuno se si trovasse su Saturno. Saturno è infatti il pianeta più prolifico in fatto di satelliti. Tutte queste lune assomigliano un po' a un sistema solare in miniatura, a una piccola giostra cosmica. Di molti di questi corpi abbiamo immagini, abbiamo anche informazioni di grande interesse. Cominciamo dalla più grande di queste lune di Saturno, Titano. Eccola. La luna più grande delle 20 di Saturno. Le prime foto scattate dal Voyager furono deludenti. Titano era circondato dalla foschia, ma il Voyager aveva trovato qualcosa di familiare. L'immagine di Saturno appena visibile attraverso le nubi è una ricostruzione fedele ai dati del Voyager. Ecco la sorpresa. L'atmosfera è ricca di azoto, come quella della Terra, ma più densa e contiene goccioline di etano. Forse su Titano ci sono anche laghi e persino mari, una luna più grande di Mercurio. Titano assomiglia a una Terra surgelata. Una luna straordinariamente interessante. Titano doveva essere visitato più a fondo da nuove missioni. Ci avviciniamo alla luna Encelado, scoperta da William Herschel nel 1789, esplorata dal Voyager 2 nel 1981 e ora analizzata al computer. Encelado ha un diametro di soli 500 km. È formato per il 60% di ghiaccio, per il 40% di roccia. Una superficie giovane, costituita forse da acqua sgorgata dall'interno attraverso profonde fenditure e ghiacciata. Un'altra palla di neve rocciosa, Mimas. Ha un diametro inferiore ai 400 km e un enorme cratere che potrebbe contenere il Monte Everest. Come mostra la foto del Voyager, se il meteorite che causò questo cratere fosse stato leggermente più grande, Mimas si sarebbe disintegrata in mille frammenti. Saturno ha una ventina di satelliti. Giapeto, una roccia congelata. Dione, cosparso di crateri. Gli altri satelliti assomigliano più a piccoli asteroidi che a lune vere e proprie. Titano, lo abbiamo visto, è una luna di grande interesse per la sua atmosfera e per i suoi laghi, forse di metano liquido. Un mondo molto strano, semibuio per la grande distanza dal Sole. Un luogo che ricorda certi film di fantascienza. Ebbene, è là che l'Agenzia Spaziale Europea vuole andare con una speciale sonda per saperne di più. Questa sonda si chiama Cassini, in omaggio al grande astronomo italiano che nel 600 scoprì 4 satelliti di Saturno. Vediamo in cosa consiste la missione e quali risultati ci si attende da questa esplorazione. Ci siamo appena fatti una doccia d'aria. La sonda viene costruita in una camera settica e per entrarci bisogna togliersi la polvere e indossare questi camici. Dottor Kohlhaas, le sonde spaziali hanno sempre una strana forma, una forma come questa di Cassini. Ecco, ma perché hanno queste forme e soprattutto che cosa contengono al loro interno? Nello spazio cosmico non c'è aria e quindi le sonde non hanno bisogno di ali come gli aeroplani. Sono invece necessarie queste protezioni termiche, simili a coperte, per attenuare gli sbalzi di temperatura e difendersi dalla polvere cosmica. Questa sonda pesa 5 tonnellate e mezzo, come un grosso autobus. Qui c'è il serbatoio del combustibile e quelli sono i motori a razzo. Insieme ad altri controllano l'assetto della sonda. Questa missione arriverà su Saturno, così lontano dal Sole che i pannelli solari necessari per generare elettricità sarebbero troppo grandi e ingombranti. Utilizziamo quindi per produrre energia questo reattore a radioisotopi.
Là sono installati gli strumenti come le telecamere, gli spettrometri, i contatori di particelle e vari altri sensori. Qui è sistemata la sonda Huygens, che scenderà nell'atmosfera di Titano. Misura 2,5 metri di diametro e pesa circa 320 kg. Appesa a un paracadute, atterrerà sulla sua superficie. Sarà uno dei momenti più importanti dell'intera missione. Cosa si nasconde sotto la spessa foschia che avvolge Titano? Ecco una simulazione al computer di come potrebbe apparire il glaciale paesaggio della luna più grande di Saturno. Se vi sono mari o oceani, non possono essere d'acqua. Alle temperature di Titano ghiaccerebbero. Gli scienziati sono molto interessati a questa luna perché, a parte la temperatura, assomiglia per certe caratteristiche alla Terra. Le molecole organiche, come quelle dell'ammoniaca, del metano, dell'etano, sono probabilmente le stesse che erano presenti anche sul nostro pianeta miliardi di anni fa, quando nacque la vita. Titano potrebbe rappresentare il fotogramma congelato della Terra primordiale. La sonda Cassini impiegherà molto tempo per arrivare su Saturno, per via della distanza dalla Terra. Ma in fondo si tratta ancora di poca cosa se si pensa al cammino da percorrere per arrivare agli altri pianeti, quelli più esterni. Là per ora nessuno ci vuole andare. Urano e Nettuno sono quasi gemelli, sono entrambi grandi e gassosi. Plutone invece è un piccolo sasso vagante, non ha atmosfera e molti ritengono che non sia neppure un vero pianeta, ma un grande asteroide. Vediamo un po' più da vicino questi gelidi e bui pianeti relegati all'estrema periferia del Sistema Solare. Il mondo glaciale di Miranda, una minuscola scheggia di ghiaccio. Miranda è la luna più interessante delle 15 di Urano. Urano, il settimo pianeta dal Sole, torreggia nelle regioni più esterne su un asse bizzarramente inclinato. Un altro gigante gassoso. Fino al 1986 di Urano non si sapeva praticamente nulla. Dalla Terra non si vedeva altro che questo. Poi arrivò il Voyager 2, ormai così distante dalla Terra che per mantenere il contatto furono necessarie antenne più grandi. Mentre Voyager 1 si allontanava dai pianeti, Voyager 2 viaggiò da solo per 5 anni alla volta di Urano. Le prime immagini erano annebbiate. Il Voyager confermò un'atmosfera turbolenta che neppure i filtri riuscirono a penetrare. La sonda rilevò anche un campo magnetico che consentì di cronometrare la rotazione di Urano, circa 17 ore. Gli anelli di Urano potrebbero contenere la Terra. Per dimensioni è il terzo pianeta dopo Giove e Saturno. Un'altra palla gassosa di idrogeno e di elio con un minuscolo nucleo roccioso al centro. Prima del Voyager di Urano si conoscevano 5 lune. Il Voyager ne contò 15. Ariel, solcato da canyon e coperto di brina. Umbriel, di metano ghiacciato. Titania, con un canyon da fare invidia alla Valle Marineris di Marte. Titania è la più grande delle lune. La più lontana è Oberon. Ma la più bella è Miranda. Una palla di ghiaccio larga meno di 500 chilometri. Un miscuglio di strutture geologiche. Ecco una rupe alta 20 chilometri. Questo volo è stato realizzato al computer in base alle foto inviate dal Voyager. L'aspetto di Miranda è il risultato di un'intensa attività geologica innescata dalle maree prodotte dalla gravità di Urano.
Uno dei compiti più importanti del Voyager era lo studio degli anelli. Ne contò 11 meno complessi e spettacolari di quelli di Saturno. Sembravano costituiti da piccoli blocchi di ghiaccio sporco. Gli anelli potrebbero essere polvere di lune distrutte o frammenti prodotti da un'antica collisione. Infatti, l'inclinazione dell'asse di Urano potrebbe essere stata modificata dall'impatto di un corpo grande quanto la Terra. 4 anni più tardi, Voyager raggiunse Nettuno dopo un viaggio di 12 anni. I suoi segnali impiegavano 4 ore per arrivare sulla Terra. Questa era l'immagine di Nettuno ottenuta con i migliori telescopi terrestri. Ecco le prime immagini ravvicinate e sfocate riprese da Voyager. Nettuno è quasi il gemello di Urano, ma molto più facile da osservare. Una sfera gassosa con un piccolo nucleo solido. Il suo campo magnetico è inclinato di 47 gradi rispetto all'asse di rotazione. Il pianeta compie una rotazione in 16 ore. Rispetto alla Terra, Nettuno è un gigante, ma è leggermente più piccolo di Urano. Le macchie bianche sono cirri, nuvole a grande altezza. Il calore interno di Nettuno genera più energia di quanto il pianeta ne riceva dal Sole. Ne derivano una meteorologia molto variabile e grandi uragani come quello detto l'occhio del mago. E sopra l'occhio del mago, la grande macchia scura, un uragano delle dimensioni della Terra. Una ripresa della macchia. La telecamera la mantiene al centro. In realtà la macchia ruota intorno al pianeta ogni 18 ore. Viene spostata verso ovest da continui venti fortissimi che soffiano a 2200 km orari. Prima dell'esplorazione del Voyager si riteneva che Nettuno avesse anelli solo parziali, vale a dire archi, che dovevano essere studiati. In realtà Nettuno ha un sistema di anelli completi. 2 sono gli anelli principali e 1 più tenue all'interno. La sua atmosfera è formata da idrogeno, elio e poco metano. Il metano assorbe la luce rossa, per questo il pianeta appare blu. Uno sguardo alla luna Nereide, già conosciuta, e a Proteo, scoperta insieme ad altre 5, mentre il Voyager si preparava per la sua ultima missione, il satellite più grande di Nettuno, Tritone. Le loro velocità relative erano così alte che il Voyager dovette azionare i razzi di manovra per allinearsi e ottenere foto nitide. Tritone è insolito. Ha la superficie più fredda che si conosca. Eruzioni congelate. Una rarefatta atmosfera di azoto. Un'orbita retrograda. E soprattutto un geyser d'azoto che lascia un'evidente scia nera. Eccolo di nuovo, in movimento. Pennacchi proiettati a 8 km d'altezza che poi scorrono per 150 km sotto vento. Tritone probabilmente un tempo orbitava intorno al Sole, ma passando troppo vicino a Nettuno ne è stato catturato. A ormai 4 miliardi e mezzo di chilometri dal Sole, la missione del Voyager era finita. Al limite del sistema planetario si trova la grande orbita di Plutone. Visto al telescopio, Plutone presenta un'immagine confusa. Il telescopio spaziale rivela 2 corpi. Infatti, Plutone ha una luna, Caronte, grande circa la metà. Minuscoli mondi di confine che per il momento solo il telescopio spaziale può scrutare.
Queste sono le migliori immagini ottenute. Le zone chiare e scure corrispondono a diverse caratteristiche topografiche della superficie. Da cosa sono formate? È ancora un mistero. Solo una sonda come il Voyager potrà svelare questi enigmi, ma Plutone era troppo lontano dalla rotta di questi esploratori automatici diretti verso gli abissi interstellari. Quindi molto resta ancora da capire di Plutone, anche di Urano e di Nettuno. Le immagini sfocate che abbiamo visto poco fa ci consentono appena di intravedere i nostri più lontani compagni di viaggio. Complessivamente nel Sistema Solare, tra pianeti e relative lune, si muovono oltre una sessantina di astri, tra piccoli, medi e grandi, oltre a un numero imprecisato di comete e di asteroidi. Una piccola folla di corpi vaganti, ognuno dei quali segue una propria orbita, ruotando però sempre, in definitiva, intorno al Sole. Ora, se si pensa che tutta questa varietà che abbiamo visto, varietà di dimensioni, di atmosfere, di climi, di temperature, esiste nell'ambito di una sola stella, il Sole, beh, c'è da chiedersi quante altre stelle possano avere dei sistemi analoghi. Infatti, lo sappiamo, il numero delle stelle è così sterminato, miliardi di miliardi, che sembra ragionevole pensare che effettivamente tantissimi altri pianeti, anche di tipo terrestre, possano esistere altrove. Che poi ci sia la vita o che esistano addirittura civiltà tecnologiche, beh, questo è un altro discorso. Ma statisticamente la cosa viene oggi ritenuta possibile da un gran numero di ricercatori. Ciò naturalmente non ha niente a che fare con gli UFO, le cui segnalazioni vengono invece ritenute del tutto inattendibili. Noi qui abbiamo un modello, un sistema solare in cui la vita è apparsa e si è evoluta. Speriamo un giorno di scoprire che non siamo soli e che nel cosmo, da qualche parte, ci sia qualcun altro che sta scrutando l'universo e che si sta ponendo, come noi, le stesse domande. Ma forse non lo sapremo mai. Chi lo sa? A presto, arrivederci.